Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo una pinzetta inversa, molto precisa, per lavorare con oggetti molto piccoli. Qui prenderemo dei chicchi di riso. Si chiama inversa perché permette di contenere e di trattenere degli oggetti, anche poi posizionando la pinzetta, lasciandola quindi appoggiata. Questo modello è particolarmente interessante perché ha un isolamento, quindi un'impugnatura permette di non scottarsi se usiamo questa pinzetta col fuoco. Se sulla punta verrà utilizzata nel settore orfano, nel settore gemmologico, e quindi si userà una fiamma, in questo caso non ci si scotta lungo la presa della pinzetta. È molto precisa, stiamo afferrando, stiamo prendendo dei singoli chicchi di riso. Vedete che possiamo appoggiare la pinzetta e l'oggetto che è stato afferrato, preso, resta bloccato. Trova impiego in micromeccanica, nel settore bijou, in elettronica, nel modellismo, nel settore orafo e gemmologico. E poi rilasciamo l'oggetto quando vogliamo. È molto precisa. All'interno ha anche una zigrinatura per permettere di afferrare meglio l'oggetto in questione. Grazie per averci seguito e ci si vede al prossimo video. Buona giornata.